Salute ne abbiamo, però. Anche il mana ne abbiamo, ma meglio tenerlo un attimo da parte. Vieni qua tu. Non so perché ci siano gli spiritelli esplosivi, ma se ci sono vuol dire che prima o poi serviranno, vero? Là sopra ci abbiamo una fontana e un gargoyle. Grazie. Però adesso, guardandolo piano piano piano, effettivamente ricarica il mana. Però è veramente minuscola la quantità di mana che riprendiamo. Ci sta, perché sennò sarebbe troppo. Ah, non è un gargoyle, è il tizio qua. Vabbè, guarda, mi spiace per chiunque tu sia, ma sei già stato condannato sostanzialmente. Ci manca una moneta. Ti prego fa che non ne abbia persa neanche una. Voglio completarlo al 100% questo giro. E potrei avercela fatta. C'è qualcosa qua, no? Ok. Guarda, mi spiace. Sicuramente ti butto nella dannazione. Mi spiace. Chiunque tu sia, Brunetto Latini, filosofo d'erudito fiorentino e uno dei primi mentori del giovane Dante, soffre nel settimo cerchio all'inferno per peccato di sodomia. La sodomia. Si può effettivamente condannare un uomo di sodomia? Guarda, io lo assolverei, onesto. Ma mi dispiace, ho bisogno di condannarti, ho bisogno di arrivare al massimo di empietà. Ti chiedo scusa, mi dispiace. Mi dispiace, sicuramente sei stato anche un buon maestro per il giovane Dante, ma ti chiedo perdono, ho bisogno di arrivare al massimo dell'impietà. Sono sicuro che capirebbe. Oh, ma che palle! Allora, fermo lì. Ok, un po'. Ammetto che ci speravo, non riesco a muovermi perché sono incastrato, gioco. Sono incastrato. Ovviamente. Vi levate dal cazzo? Madonna mia, solo quando vuole lui il gioco fa quello che vuole, Madonna mia. Oh, di nuovo, dammi qua, va. Mamma mia, devi morire immediatamente tu. Ok, e ora possiamo combattere di nuovo alla pari. Vai, peccati del padre. Beyblade universale. 1, 2 e tara. No, e invece te lo sogni di beccarmi. Mi serve l'ultimo potenziamento dell'L2 triangolo. Comunque ci serve assolutamente. Allora, io ho 4000 passanime. Questo è utilissimo, cavolo. Mi dispiace, ma è credo uno degli attacchi migliori che possiamo scegliere. Perché? Perché fa questo. Ci permette di continuare a mazzuolare. Ci permette di continuare a mazzuolare, veramente. Guarda qua. Il martello divino. Bellissima. Una delle abilità che usavo sempre. E direi, visto che tanto non penso di tornare più indietro da queste parti, di ovviamente riprenderci il mana. Allora, se tutto va... Tra l'altro lì c'è il pellegrinaggio delle anime. Se tutto va come penso di ricordare, l'ultima delle monete la troviamo in fondo, in fondo, in fondo. L'unica cosa che un po' mi turba adesso è la quantità di reliquie. Ce ne mancano sette. Potrebbe essere che le troviamo adesso. Non ne sono sicuro al 100%, ma potrebbe. Lì tra l'altro, altro tizio da condannare. Guarda, mi spiace, però mi tocca. Sappi che non lo faccio a cuor leggero. Sappi che non lo faccio. E invece mi sono sbagliato. Ottimo, io ero convinto 100% che fosse in fondo, convintissimo. Tutte le monete, fantastico. Fantastico. E abbiamo potenziato al massimo quello che ci ridà il mana. E guardalo lì,
ora va molto più veloce. Ora va nettamente più veloce. Al terzo livello è fantastico. Guarda quanto sta aumentando. Ottimo. Allora, è sicuramente una delle reliquie migliori che possiamo scegliere. Ovviamente non è da tenere sempre. È da tenere nel momento in cui siamo completamente vuoti. Quello assolutamente. Anche perché adesso, arrivando a Empietà 6, otterremo questa. E con questa, uccidendo con la falce, che è molto più probabile che uccidere con la croce, otterremo mana. A prescindere, saremo sempre coperti ora. Sostituiamo un attimo questo con la coda di Minos, visto che è arrivato al massimo. Andiamo da questa personcina qui. Seguire il mio istinto. E cosa sei, Gollum? Chi sei tu? Non disprezzare il mio appello. Ok, Guido Guerra, abile guerriero, capitano dei Guelfi che indusse nella sodomia e nel versare sangue degli uomini. Ok, pa e ammazza. E niente, guarda. A prescindere, probabilmente ti avrei condannato. Mi dispiace. Addio. Brucia per l'eternità. Guido Guerra ha subito la condanna. Fatto. Ah beh, cacchio, ci siamo appena ricaricati di 4000 passa anime e ci manca poco per salire di livello. Quindi quelle 4000 anime per il momento le teniamo. Se ce ne danno altre 2005 o 3000, ma in realtà anche 2005 qua non sarebbe male. Torniamo a ricaricarci il mana e appena è carico lo switchiamo. Ah beh, guarda, non ce n'era neanche bisogno volendo. Ok, cosa possiamo potenziare ora? Sai che a livello logico, quando fai un New Game Plus o il Plus Plus e dei potenziamenti non te ne frega niente o comunque li hai già fatti tutti, questo oggetto qua secondo me è anche utile perché le anime ti ridanno mana. Non è chissà cosa, per carità, però... Ecco, forse dovrei fare questo, cavolo. Non ci ho pensato. Cavolo, ci ho pensato solo adesso, ci stiamo avvicinando sempre di più alla zona che vi ho detto. Dovrei iniziare a pensare di aumentare anche questo. Quando aumenta o l'oro o la moneta, il sigillo, aumentiamo questo qua dei danni in volo. Dai, io poi sono perfezionista su ste robe, cazzo. Cioè io devo potenziare perché voglio avere tutto quanto. Aha. Ti ricorda qualcosa questa scena, Dante? Basta, basta, basta! No, non sta a noi decidere la sorte di queste anime. Quali anime? Noi combattiamo per questo! Non sono come noi! Lottate con me, crociati! Versate il sangue dei pagani! Non è un'infamia! Le loro anime sono già perdute! Già. Sì. Ah, eccoli qua! Questi li posso prendere? Immaginavo. Dai! Piano piano il suo scudo si spezza e la sua anima si infrange. Guardalo come lo... Bastardo? Dicevo, guardalo come lo meno senza il suo scudo merdoso. Guardalo come sta subendo. Però resiste il fra, guardalo come resiste ai colpi. Quando finisci all'angolo non sei tanto bravo a schivare, vedo, eh. E ora ne arrivano altri, ovviamente. Forza, venite a me. Anime impure. Lascia. Bravo. Quando sei circondato, per quanto ormai sei magari diventato anche obsoleto quell'attacco lì, è utilissimo. Quello lì del vortice della lussuria è veramente molto mega utile. Guarda come si arriva a 100 facilmente con un solo oggetto. Mamma mia. Altri? Certo che ne arrivano altri. Forza, venite. No, ho sbagliato. Dovevo fare questo. Ho sbagliato, colpa mia. Me lo merito di aver finito il mana. E via lo scudo. Ecco qua. Dai, vieni. Anche il tuo tra poco ci abbandona di scudo. Ma sai che credo che questo attacco qua superi i suoi scudi. Ah,
Forse abbiamo trovato un modo per farli veloci. Ridammi tutto il mana, per favore. Dobbiamo fare attenzione a non dimenticare nulla in giro. Dobbiamo guardare in ogni angolo. Non mi posso permettere, esatto, alla fine del gioco, di dimenticarmi qualcosa. Vieni qua, tu. Ulla. Sai che... arrivato a fine gioco, un'abilità che non abbiamo neanche mai toccato e che forse, ora come ora, non mi farebbe schifo, quella lì di aumentare il range della presa. Attenzione, pazzo. Ah, fermo, fermo. Ecco qua, grazie. Così quelle poche anime che prendiamo comunque le diamo ai equipaggiamenti che ci servono. Tu cosa mi dai? Il ricordo di Acri. Ho un ricordo anch'io di questo oggetto. L'icona almeno. Santità, gli attacchi eseguiti da Dante con la croce non possono essere più interrotti. Questa è una bella combinazione. Ovviamente dipende come giochi, però entrambi sono dei buoni oggetti. E da qua in poi non si torna più indietro, Dante. Come tutto il resto, però da qua in particolare. Prendi ancora un po' di anime. Bravo, no, oh, speravo fossero anime. Speravo che così finivamo di potenziare almeno questo. Ma poi perché metto le fontane, quelle normali, per le fontane di cura? Forse per indurti ad usarle, perché così magari, sai, vedi la fontana di cura e dici, forse è meglio tenerla. Così ti frega anche, dice, ah, non era una fontana di cura allora. Qua c'è qualcosa? Allora, da qui ovviamente poi useremo il carretto per arrivare da questa parte. Qua dentro che c'è? Anime per davvero questo giro. Allora qua tanto sappiamo benissimo che dovremo combattere. Guarda se adesso non arriva qualcuno e ti pareva. Guarda, aspetta un attimo. Ecco, bravo. Così anche se si avvicinano te ne può fregare letteralmente niente. È vero, ci prendo danno. Però posso permettermi di fregarmene. Allora, la verità è che non mi ricordo. Ah, madonna mia. Niente. I miei attacchi al gioco frega niente. Possono essere bloccati come e quando vogliono. I loro ovviamente non sia mai, no? Taglialo. Dai, taglia la testolina. Addio. Vieni qua, che tanto sei carne da macello. È apparso qualcun altro? Non mi sembra. Vieni qui. Allora, se non vuoi farti prendere, finisci da aiuzzato, sappilo. È peggio per te. Oh, non è apparso un altro. La smetti? Bravo. Il più è che non mi ricordo se l'obiettivo della missione è... Ecco, ne è arrivata altra gente. Portarlo in fondo, a prescindere... Vieni qua. Devo testare una cosa, fai... lo scudo. Fai lo scudo. Sai che sì, mi sa che supera le difese, esatto. Vai, vai, vai. Niente, mi sa che che muoio qua. Qua ho sbagliato io. Qua ho proprio sbagliato. Non dovevo sfruttare tutto il mana all'inizio. E visto che un po' di anime extra ce li ho, ecco qua. Cerchiamo di arrivare il più in là possibile ora. Anzi, sai qual è l'abilità giusta? Questa. Però devo lanciarla nella posizione giusta. Ovvero qua, dove è lui adesso. Ancora uno. Perfetto, vai, 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 vai. Sfruttalo al massimo. Sfrutta al massimo il tempo che hai. Che più che altro, come vi dicevo, non mi ricordo
Se adesso questo rimane fermo lì. Ma mi sa di no, sai? Esatto. E allora sai che ti dico? Freghiamocene e passiamo oltre. Molto lentamente, ma sta tornando indietro. Chi se ne frega. Se devo stare lì tutto il tempo a combattere e a spostare il coso, faccio prima a fare così. Non è indegno fuggire da una battaglia se quella battaglia è infinita. Allora, carichiamoci di nuovo il mana e sentiamo Virgilio che ha da dire. Il Flegetonte, lo terzo rio infernale. Ah, tutto qui? Uff, da va bene. Dove scorrono i fiumi? Nell'isola di Creta v'è una montagna chiamata Ida, che già fu ricca d'acqua, ma iur deserta. Dentro ritta rimane la figura d'un grande vecchio. La testa di finoro formata, puro argento le braccia e il petto. Poi di rame fino alla forcata, da ivi in giù tutto di ferro, salvo il piede destro che è di terracotta. Lacrime piagge egli che scavano un passaggio in una grotta. Il loro corso in questa valle giunge da roccia a roccia, formando l'Acheronte, lo Stige e qui il Flegetonte. Ok, quindi fanno tutti parte dello stesso corso d'acqua, in sostanza. E sin dove scorre da qui? Giù per questa roccia scorrono, e quando la discesa si interrompe, l'acque raccolte formano il cocito. L'al vedrai. È inutile parlarne. Niente reliquia questo giro? Peccato. Stiamo scendendo sempre più in profondità, eh. Siamo pronti? Ok. Nuovo nemico. Ah no, è una boss fight. Francesco, fratello mio. Tu mi hai fatto questo. No, aspetta, ascoltami. Non meriti di essere il servo di mia sorella. Figuriamoci il suo signore. Ora paga per ciò che hai fatto. Francesco, no. C'ha ragione, Francesco, non cazzo. Porca miseria. Porca miseria. Basta. Fammi alzare almeno. Merda. Troppo. Allora, fermo. È una battaglia. Purtroppo frega niente degli oggetti. Combattiamo nel modo giusto. Anzi no, visto quello che è successo l'altra volta con il padre, mettiamo quello della schivata come abilità. Forza. Dai. No. Dai. Forza Francesco. Abbassiamo lo scudo, forza. Bravo. Dai. Forza Francesco. Ho già avuto esperienza con mio padre di boss con Hyper Armor. Eccoli qua. Forza, forza. Via da qui. Merda, sta cacchio di spada. Allora, facciamo così. Mi spiace, Francesco. No, lasciami. Merda, mi è infilzato, che stronzo. Sai cosa? Ho bisogno anche di un altro oggetto, purtroppo. Dobbiamo ricaricarcelo, il mana. Oh. Ah, posso anche rimandargliela indietro? Perfetto, buono, non lo sapevo. Beccatela allora. Vai, 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 rimandagliela indietro. Già che ci sei. Dai. No, e di nuovo, ma non mi posso mettere proprio vicino allora. Via sti scudi. Maledetti. Stronzi.
Via di nuovo. E io ti rilancio la spada in faccia. Anche se la lanciamo per errore contro nemici che non serve lanciargliela. Merda. Questa purtroppo l'ho proprio missata. Bravo Dante, bravo. Beccati questo, così ci liberiamo di un po' di gente. Forza belli. Merda. Sai cosa? Purtroppo mi ha fregato nel momento in cui... Dai che devo... Devo ucciderli questi. No! Cacchio, stavo schivando nel punto sbagliato. Cavolo. Ok Francesco, a questo giro non li uso gli incantesimi fin da subito. Li usiamo nella prossima di fase. Porca miseria. Ecco qua. Dai Francesco. Quello scudo, quell'attacco lì caricato, ti devi ricordare che devi schivare due volte. Forza Dante, spaccaglielo sto scudo da merda. Dai Francesco, lanciala di nuovo la spada, bravo. E tu sei uno stronzone. E no, e che palle. Ma solo quando vuoi tu fai... eviti i colpi? Fammi capire. E allora... facciamolo... sempre a distanza. No, bravo. Dai. Teniamolo a distanza lo stronzo. Ha detto le palle. E niente. Purtroppo sti soldati li devo distruggere. Li devo distruggere prima del tempo. Tu lo sapevi che erano fandonie? Combattevi tanto quanto me tu, quindi smetti di fare il santone ora che sei morto. E che palle però, fammi alzare. Dai. E tu eri lì con me, quindi tanto santo non lo sei neanche tu, Tanto intelligentore, mi dispiace dirtelo, non lo sei neanche tu, Francesco caro, Dai. Vai. Mancato questa volta. Dove sono? Non mi vedo. Dai. Ah certo, quando carico io carichi anche tu, Vedo che combattiamo allo stesso modo, Stronzo. Dai che ti voglio finire con la falce. Oh, e via. Questo giro è stato molto più semplice. Questo giro mi dispiace essere morto prima, ma è stato veramente più easy. Il perdono di Francesco, che tra l'altro adesso cambiamo armi perché ci darà le anime. Dante protetto da tutti i danni inferti dagli avversari. Minchia, scudo assoluto. Meglio di quello del padre. O meglio, in combinazione con questo, è una gran bella difesa. Ora mettiamo su roba che deve livellare. Noi agivamo nel nome di Dio.
Perché ci ha abbandonati? Nel nome di Dio? L'omicidio porta solo il nome dell'assassino. Salva te stesso, fratello. Usa saggiamente la mia anima. Beatrice. Sorella. Amore fraterno. La schiena di Gerione. Combattimento? Punto di salvataggio? No, combattimento. Venite qua. Ma io posso... Sì. Una volta che... Scusami. Lo so. Era solo un tentativo, perdonami. Dai, forza, avvicinatevi. Ecco qua. Ma che stronzo. Muori, va. Comunque ho scoperto che ho... Dicevo. Ho scoperto che il modo migliore, a quanto pare, per liberarci di questi qua con lo scudo è usare la falce. Ecco qua, via. La falce, scusami, la croce. Perché ovviamente loro si parano. Ma... La... Cavolo di croce... Ovviamente... Sorpassa... Il loro scudo. Tanto mi sa... Quanto fa anche questo. Alzati. Quanto fa anche questo attacco qua. No... No, 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 dove sei? Ah, ok, sei tu, pensavo che erano i pipistrelloni. Vieni qua. No, che cazzo, stavo facendo l'animazione. Vieni, scemo. Uno e due. Benissimo. Beccatelo e beccati anche questo, va? Mamma mia, questi qua che volano. Vieni qua. E che cazzo. Esci dal congelamento. No, di nuovo no. E che palle, fermati. No, Dante, che cazzo? Ecco qua. In realtà ho sbagliato, volevo condannarlo, ma non importa. Tu vieni qui. Via un'ala, via l'altra. Mamma mia. Certo che questo qui che fa gli scudi è proprio uno stronzone. Dov'è? Devi morire, devi piantarla di muoverti e spostarti, porca miseria. Muori. Guarda, mi metto io a distanza. Cretino. E impari la prossima volta a fare ste robe. Tan 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 tan. Fermo. No, e alzati. Dante, che cazzo. Ecco qua, condanna. E via, finalmente. Mamma mia, quelli che fanno quegli scudi lì magici, li odio. Li odio, mamma mia. Però eccoci finalmente arrivati a un punto di salvataggio. La fraudolenza. Vita ne ho, mana mi serve. Grazie. Salviamo.